esperienza di attore, quando sei stato diretto da registi che erano anche e soprattutto degli attori, facciamo l'esempio di qualche giorno fa qui di Valeria Golino, che è il suo secondo film, però è un film fantastico. Ecco, volevo chiederti che cosa cambia nel rapporto con il regista, perché ti senti più la stessa squadra, quindi c'è una maggiore intesa. Hai fatto l'esempio migliore e più, non so se si dice, però è un esempio speciale, perché Valeria è una regista speciale. Già lo è come attrice, però come regista è veramente, mi ha colpito molto. Sarà che ci ho lavorato in un momento non di disillusione, ma comunque in cui è più difficile trovare un entusiasmo, no, nei confronti di una storia, proprio perché ne fatte tante, ne leggi tante. Invece lei è una che ti, cioè, vedere Valeria davanti al monitor tanto per, è un'esperienza, perché è una che si emoziona e si incuriosisce come un bambino, è straordinaria, straordinaria regista. Altri registi, attori con cui ho lavorato, chi c'è? Nanni, forse, però era tanti anni fa, ed era un film che, insomma, veniva prima proprio del rapporto tra di noi, perché era il Caimano, quindi era una macchina. E poi? Non ricordo. Però, ecco, non sempre un regista, è un attore, è un bravo regista, ecco, questo ci tengo, come non sempre uno scrittore è un bravo sceneggiatore, o un sceneggiatore è un bravo scrittore, sono mestieri ed è anche interessante che ci sia proprio una caratteristica nel fare quello che fai, no? Attori di un certo tipo saranno registi di un certo tipo. Ma c'è qualcuno che sul set, non il migliore, queste cose da... della Silvia, ma che ti ha sorpreso veramente, cioè uno che dice, ah, come ha fatto a fare questa cosa, ma indipendentemente dalla tecnica, cioè qualcosa che anche dal punto di vista umano, non so, che ti porti dietro. Ma sì, sicuramente ce ne stanno, non posso andare a cercare loro, però Valeria è una che mi ha colpito tantissimo, mi ha colpito proprio la sua voglia di cinema, capito, anche all'interno di un ruolo diverso da quello che lei domina con grande maestria, quindi mi ha colpito veramente tanto, mi ha colpito lei sul set, mi ha colpito il film, il lavoro di Riccardo, che è un lavoro che secondo me è reso possibile grazie anche a che tipo di regista è stato addosso a quel personaggio e come c'è stato. Perché gli attori quando fanno film da registi escludono la possibilità di essere anche loro tra i protagonisti, per un fatto di tempo, per un fatto di anche di voglia di dimostrare qualcosa di diverso, anche di tagliare un cordone ombelicale forse? A parte che tutti lo fanno, io l'ho fatto perché pensavo che mi dovessi concentrare su altro e che era un altro mestiere che non conoscevo e che poi pensare a me come attore mi sembrava, è come mettere due occhiali uno sopra l'altro, capito? Cioè alla fine vedi sfocato rispetto a quello che vuoi fare, solo per questo. Poi non è escluso che se continuo a farlo il regista un film mi ci vedo dentro e mi ci metto. Io penso che continuerai, cioè ridere è un film che... Ma comandano sempre le intenzioni, non le... Secondo me non comandano neanche gli esiti al botteghino, che sono tantissimi, sono pochissimi. Secondo me, se, almeno per come la vedo io, se io ho un'altra storia da raccontare, racconto. Se non ce l'ho, non è che mi metto proprio lì a cercare l'acqua, diciamo. No, questo è stato un film molto, molto spontaneo, molto, diciamo, è venuto da solo, attraverso tanti anni di riflessione e di lavoro, però... Perché questa lunga gestazione? Perché forse avessi fatto quando l'hai incontrato, no, non sarebbe stato lo stesso tempo? Non credo sia casuale poi che lo abbia fatto adesso, diciamo, dopo non essere cattivo, o dopo 25 anni in cui ho fatto, 24 erano in cui facevo l'attore, insomma, secondo me ogni cosa ha il suo tempo, cioè a ciascuno il suo, diciamo, sia di tempo che di esperienza. Cosa è successo quando sei diventato padre? Cosa è cambiato in te in queste ore? Anzi, che mi ha detto quando sei diventato nonno, quello lì era finito. Ma
ancora non è. Cioè, adesso non farei una lezione su. No, no, non è che ti chiedevo un fatto per te, ma nella tua percezione, un attore di una certa sensibilità come te, di una grande umanità. Guarda, fai una cosa, ti uccido subito, diciamo, ti rispondo subito. Non è un caso che io abbia fatto questo film dopo essere diventato padre. Punto. Questo lo dico un po' di cose, diciamo, ecco. Che diciamo che magari essere attori significa stare veramente al centro dell'attenzione. Nel momento in cui nella vita l'attenzione te la prende qualcun altro, forse ti limiti a voler essere attore in un'altra maniera, cioè a determinare delle cose, quindi non essere più attore che le fa, ma determinare, perché il regista ha già delle responsabilità di racconto, di come raccontare cose, cioè ce l'ha tutta la responsabilità, quindi penso sia un passaggio naturale, non vuol dire non sofferto, ma naturale. Comunque.